Perché questa scuola è stata intitolata al nostro beato Alfonso Maria Fusco? Perché questo è il primo circolo didattico, una scuola che non aveva mai ricevuto una intitolazione. È la prima scuola elementare di Angri, quella che tra l'altro, a parte ovviamente la scuola delle Suore Battistine, che è la continuazione diretta dell'opera del Beato, quella che è più vicina al luogo nel quale nacque e dal quale partì l'opera di Alfonso Maria Fusco, che come sapete e come avete illustrato così bene con tutte queste bandierine, è diffusa in tante nazioni, in tutti i continenti, dappertutto, per continuare l'opera che il Beato ha cominciato ad Angri. Perché intitolare la scuola ad Alfonso Maria Fusco? Perché Alfonso Maria Fusco capì in tempi molto lontani, tempi nei quali la scuola, la cultura, lo studio erano un vantaggio che chi aveva la possibilità di permetterselo accumulava nei confronti di tutti gli altri. La scuola una volta non era patrimonio di tutti, la scuola una volta, la cultura una volta erano patrimonio soltanto di chi poteva permettersi la scuola. Ed egli, leggendo l'esigenza di una società nella quale il diritto all'istruzione non era riconosciuto a tutti, ebbe fra le altre sue intuizioni anche quella che era necessario dare ai più poveri, ai ragazzi che non avevano la possibilità. Cittadino illustre di Angri. Questa fu una, come dire, un'azione intrapresa già i primi anni in cui arrivai, nel 95-96, finalmente si è realizzato. Intitolare il primo circolo al beato Alfonso Maria Fusco è una cosa meravigliosa.
sono doppiamente felice, dicevo prima, perché anche se per poco tempo ho rivisto gli alunni, i bambini, le insegnanti che saluto caramente e tutta la scuola del primo circolo di Angri che ho lasciato quest'anno. Un bacio a tutti quanti. Applauso forte. Bene. Un applauso forte, forte, forte. Eccolo qua, Luigi. Applaudite. Dai, che bello. E del figlio e dello Spirito Santo. Rito di benedizione che stiamo per celebrare esponendo alla venerazione del popolo cristiano. Chiudiamo con un applauso come state facendo bambini e adulti il nostro beato Don Alfonso Maria Fusco. È stato un sacerdote di Angri. Io come sacerdote ne vado glorioso e guardo a lui come a un modello che ha interpretato bene il sacerdozio secondo il dettame di Cristo. Vogliamo seguirlo, vogliamo affidarci alla statura e alla sua benevolenza dal cielo. Il 26 settembre 1878 fondò l'Istituto delle Suore Battistine che mise come angeli custodi alla loro guida e alla loro cura. Le suore allora non erano istruite, però erano piene di amore materno e in poco tempo si moltiplicarono con l'aiuto della Divina Provvidenza. Nel 1905 varcarono l'oceano e giunsero negli Stati Uniti d'America. Questa iniziativa consentì non solo un efficace apostolato fra le masse analfabete di emigranti, ma diede l'occasione di diffondere l'ordine delle Battistine oltre i ristretti confini nazionali. Nel 1939 le suore Battistine giunsero in Brasile, chiamate a lavorare nell'ospedale della Santa Casa di Misericordia. Delle tre suore partite dall'Italia, una è ancora viva e in buona salute, nonostante gli oltre 90 anni di età. Si chiama Suor Scolastica La Fratta ed è la responsabile dell'orfanotrofio San Giuda Taddeo di Brasilia. Attualmente in Brasile l'Istituto Battistino conta 13 case con 60 suore, tutte impegnate alla cura e all'istruzione dei più poveri, dei più abbandonati, con scuole di ogni tipo, specialmente professionale. Il suo pensiero era rivolto a Gesù e ai bimbi più poveri di lui, come il suo amico Vincenzo che è malato. Non aveva una coperta per coprirsi. Grazie Don Alfonso per l'amore che hai dato ai bimbi soli e disagiati. Come è
è impossibile amare cristianamente i nostri fratelli senza amare Dio. Così è impossibile amare Dio senza amare i fratelli. Il nostro cuore deve essere simile ad una lampada dell'amore di Dio e del cuore. Che ad Andrugi si vive con gran gioia, la pianificazione tanto attesa, che mai avrebbe potuto immaginare. America, Polonia e Filippine sono le nazioni in cui oggi ancora le suore battistine sono presenti, in tutto il mondo ancora operare. Segue